Qui noi ci troviamo di fronte a una Costituzione approvata dal 63% dei parlamentari. Attenzione, perché dentro c'è Forza Italia che ha ritenuto di doverla votare, salvo però poi schierarsi per il no al referendum con grande coerenza, naturalmente. Il tutto in un Parlamento eletto con una legge dichiarata incostituzionale e che è rimasto in piedi grazie alla volontà del peggior Presidente della Repubblica sia stato in questa situazione. In votazioni in cui hanno votato quasi il 60% degli italiani, quindi questa è la rappresentatività di questa decisione che ci regala una nuova Costituzione. E qui c'è un altro aspetto: la Costituzione vigente, quella repubblicana, che ha consentito a questo paese di convivere pacificamente, io vorrei farvi notare una cosa. Dal 48 al 1993, poniamo, perché dopo è iniziato un po', non c'è stato paese del Mediterraneo che non abbia conosciuto o un colpo di Stato, o una guerra civile, o una guerra vera e propria con i propri vicini. L'unico paese che non ha conosciuto né guerre civili, né guerre esterne, né colpi di Stato è stata l'Italia con questa Costituzione. Questo dovrebbe dire qualcosa. Qui invece quella Costituzione da chi venne votata? Venne votata dai comunisti, dai socialisti, dagli azionisti, dai repubblicani, dai democristiani, da alcuni liberali e a qualche formazione minore come la Democrazia del Lavoro. I liberali si spaccarono su questa storia. Cioè, a quasi tutte le forze politiche, perché guardate che quando si fa la Costituzione, che è la regola della convivenza, le regole si fanno insieme, le regole del gioco non le stabilisce un giocatore. Quella fu una Costituzione di garanzia, questa è una Costituzione di partito e impositiva, dove un solo partito impone a tutti gli altri le sue regole. E già questo modo di produrre la riforma della Costituzione dice sul suo spirito, voi che dite, democratico o autoritario? Ma veniamo poi ad aspetti più di merito. Non entro nel testo di cui ha parlato molto bene Marco, quindi sgravandomi dal compito di dover illustrare questi aspetti. No, pensate soltanto a una cosa. Voi dovete dire cosa gliene frega alla JP Morgan o all'agenzia di rating Fitch o in generale alla voce di Wall Street, per non dire all'ambasciatore americano piuttosto che alla Merkel, se in Italia c'è un senato elettivo o no, c'è il CNEL o non c'è. Perché? Beh, una ragione c'è, una ragione contingente, e cioè che dopo la sconfitta del governo inglese nel referendum sulla Brexit si teme una nuova sconfitta di un governo in carica, rispetto al quale la governance mondiale dell'Occidente si oppone. Guardate, gli americani non sopportano Renzi per le sue posizioni a proposito delle sanzioni verso la Russia. La Merkel, insomma, l'avete appena visto, la Merkel e Hollande come hanno trattato Renzi al vertice di Bratislava. E così potremmo continuare, quindi motivi di frizione ce ne sono più di uno. Però guardate, rispetto a questa cosa c'è la chiamata al fronte unico contro chi? Ma contro le decisioni popolari. E qui il maestro, il gran maestro Ciammoniti, parlo di Giorgio Napolitano sempre, dicendo che queste non sono cose da sottoporre al voto popolare, non si fa votare il popolo sull'adesione all'Unione Europea, quindi non c'è ragione sulla Costituzione, insomma, dai, siamo seri.
Queste sono cose che devono decidere le elite. Questa stessa cosa, stesso spartito ha suonato quell'altro campione del Partito Democratico che risponde al nome di Mario Monti. E allora, scusate, se c'è questo genere, non parliamo poi del cittadino lussemburghese Marchione, che cosa gliene frega di quello che fa l'Italia, essendo lui cittadino che paga le tasse da tutt'altra parte. Bene, perché c'è questo schieramento? È già questo che dice lo spirito di questa riforma. L'idea qual è? L'idea è che, sapete, lo scontro fra Parlamento e Governo è una cosa che dura da due secoli. Da due secoli c'è una tradizione di pensiero che tende a blindare il governo come il nucleo forte della statualità sottratta alla decisione e alla critica della società civile. E chi invece ritiene che la centralità spetti al Parlamento proprio perché è espressione della società civile. In realtà questa cosa è proseguita per due secoli e qui si sta lo spirito costituzionale della controrivoluzione neoliberista, vuole una centralità del governo, anzi vuole un Parlamento non più titolare del potere legislativo, visto che, come ricordava Marco, ormai la funzione legislativa è esercitata di fatto dal governo. Vuole trasformare il Parlamento da potere legislativo in potere ratificativo. Al Parlamento spetta il compito di ratificare quello che dice il governo. Bene, questa riforma si dice, qualcuno dice, ma questa riforma, sapete, aspettava da 40 anni Giachetti, che è uno che, come dire, nella sua semplicità, si tradisce e dice cose che molti pensano ma non si azzardano a dire. Invece lui, che in fondo è un'anima candida, poi ti dice le cose come stanno e ti dice nel dibattito con D'Alema, cioè, ma sai, il dibattito costituzionale era sempre fermato dal fatto che non si trovava un accordo e noi questa volta abbiamo deciso di andare fino in fondo con i voti che c'erano, cioè di un solo tratto. Notevole sensibilità democratica quella dell'onorevole Giachetti. La verità è che lui dice, erano 40 anni questa riforma, sono 40 anni. Voi, venendo qui, sicuramente avrete incontrato un corteo di disoccupati che diceva, quando ci date la riforma costituzionale, eccetera, sono 40 anni che noi vediamo questa urgenza. Allora uno potrebbe dire, ma scusa, ma che stai dicendo da 40 anni? A parte il fatto che poi le riforme costituzionali se ne sono fatte, non tutte felici come quella dell'introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione, qualche altra un po' più condivisibile, ma non è che non se ne siano fatte. La verità però è che Giachetti nella sua intelligenza ha detto una cosa vera, devo dire, devo spezzare una lancia a favore. Ha detto una cosa vera, sono 40 anni che questo progetto aspetta. E chi lo aveva formulato? Ma è chiaro, questo era il progetto di Licio Gelli e della P2 che da 40 anni aspettava. E Renzi, su questo mi sono divertito, nel prossimo mese uscirà un mio libro dedicato a questo argomento, che appunto si intitola Da Gelli a Renzi. Ora, da 40 anni questo è il disegno, ma non è vero che gli italiani da 40 anni stavano aspettando l'uomo della provvidenza che gli faceva la riforma costituzionale. Funzionale a che? Funzionale, e questo vi spiega il perché dell'interesse dell'Economist, del Wall Street Journal, eccetera, funzionale al modello di governance della globalizzazione, dove si immagina che le cose debbano essere regolate da vertici come il G20, eccetera, eccetera,
che sono la coppia dei capi di governo che si incontrano uno per ciascuno, per ciascun paese, e coordinano. In tutto questo cosa volete che contino i parlamenti, le corti costituzionali? Ma queste sono sciocchezze, inutili perdite di tempo. Quello che conta è una governance a livello di singoli capi di governo. Ed è questo il motivo per cui ti stanno dicendo fate queste riforme, perché noi abbiamo bisogno di trattare a questi livelli senza avere poi l'impiccio di un Parlamento che magari decide di sfiduciare il Presidente del Consiglio, ma cosa sono queste cose? Questo è il disegno che si sta attuando, questa è la funzionalità di questa riforma. Lascio decidere a voi se questo implica il fatto che ci sia una svolta autoritaria o no. Un'ultima questione e chiudo qui. Io credo che non si sia capita la portata di questo referendum, perché si dice vabbè, la prima parte della Costituzione resterà inattuata. La prima parte della Costituzione verrà cambiata. Questo referendum serve a dare il via libera al governo per una revisione radicale e totale della Costituzione, che riguardate che con la riduzione del Senato, che peraltro ve lo dico adesso, salterà perché non funzionerà, perché di fatto stiamo passando dal bicameralismo perfetto al bicameralismo incasinato tendenzialmente, perché pochi si sono accorti di una cosa, che la legge che dobbiamo fare per rendere elettivo il Senato da parte del Consiglio regionale ha un difetto nel manico, cioè dove non si capisce bene come dobbiamo eleggere il singolo sindaco che spetta ogni regione. Perché se fai le elezioni su lista e tutti e due presentano un sindaco e viene eletto, le due liste maggiori o le tre, e viene eletto il sindaco, i sindaci non sono più 21, ma diventano 42, diventano di più, non è attuabile, quindi lì c'è un inghippo proprio tecnico che renderà poco praticabile proprio la formazione di questo senato. Nello stesso tempo che cosa c'è? C'è il fatto che una volta che hai fatto fuori nei fatti il senato, e quindi la doppia delibera, e quindi hai una maggioranza parlamentare di quel tipo, eccetera, eccetera, il passo successivo sarà, non ci vuole molto a capirlo, la riforma dell'articolo 138, e a quel punto ti saluto prima parte della Costituzione. Quindi attenzione, qui non ci stiamo giocando solo questi 47 articoli, ci stiamo giocando anche la prima parte della Costituzione, i diritti sociali e i diritti di libertà. E qui si capisce perché la J.P. Morgan ce l'ha tanto con le costituzioni antifasciste che concedono troppi diritti, e quello è l'anticipo di quello che verrà. E dunque una costituzione sicuramente, io direi, autoritaria, antisociale, sicuramente lesiva della dignità nazionale, come dimostra il fatto che non c'è stata una protesta diplomatica di fronte alla gravissima ingerenza dell'ambasciatore americano. Non c'è stato neppure il tentativo di sollevare il fiato. Qui devo dire che però anche i compagni presenti in Parlamento, di sinistra italiana, però anche i miei amici di 5 Stelle, non hanno fatto niente per dire al governo che sarebbe stato suo obbligo presentare una protesta diplomatica. Voi pensate che se l'ambasciatore italiano a Washington avesse detto votate Trump, ma a calci nel sedere ce lo mandavano indietro e avrebbero fatto bene. Allora, una riforma che serve a disgregare l'autonomia nazionale, sicuramente autoritaria, sicuramente antisociale, la premessa di un regime. Abbiamo tutto il tempo per qualche intervento, qualche domanda prima di dare la parola. Prego. Scusate,
Io sono telegrafico. Per chi non mi conosce, Edgardo Perindani, come studi filosofo della scienza e critico d'arte. Bene, sull'argomento no al referendum di novembre c'è da fare un rilievo fondamentale. Quando è stata fatta la Costituzione, non l'ho sentito dire da nessuno, io sono per il no spinto. Quando è stata fatta la Costituzione nel 48, attuata, eravamo 40 milioni di italiani, oggi siamo 60 milioni di italiani, 20 milioni di italiani matematicamente non sono rappresentati. In democrazia il principio fondamentale della democrazia più rappresentata è. Invece questi criminali, io gli do il nome che hanno, Renzi e compagni, sono dei delinquenti veri e propri, non solo per questo, per altri motivi che io li ho scritti e chi li vuol sapere a fine, diciamo, assemblea glieli posso dare. Comunque è pazzesco che loro con la scusa che costano troppo, ma finché si fanno loro gli stipendi, il problema resta, anche se resta uno, si fa lo stipendio da super re, è lui che se lo fa. Deve esserci il principio fondamentale che manca, in tutte le cose dovrebbe esserci questo principio di reciprocità. Se i nostri rappresentanti fanno le leggi su di noi, noi dovremmo fare gli stipendi su di loro, allora si calmano, si calmierano, le cose si risolvono. Ma questo nessun altro lo sta dicendo, perché se avviene questo meccanismo di reciprocità, il problema non c'è, anzi, più siamo rappresentati e più c'è democrazia, e questo è il concetto che ho voluto esprimere. E dovete ragionare e tenerlo sempre presente. Adesso tocca al compagno fotografo, di cui mi scuso ma non ricordo il nome. È tutto che hai detto? Ah, dunque, io partirei da quello che hai detto tu e condivido in pieno. Solo che manca un collegamento storico tra il passaggio che c'è tra prima del fascismo alla nuova Costituzione, cioè dallo Statuto Albertino, dove si votava per sé, solo quelli che pagavano le tasse potevano votare, i lavoratori, i contadini non avevano diritti. Questo per dire che cosa? Che questa Costituzione è un punto storico, importante. No? Democratico. È di più di democratico. Per la prima volta in Italia, dopo l'esperienza del fascismo, i manenti, i serbi del Greba dicono esistiamo anche noi, no? Oltretutto con degli articoli avanzati dove le culture e socialcomuniste, ma anche le cattoliche sociali in realtà, sono loro che hanno fatto da cardine su questo spostamento qui. Ora, questa riforma qua, soprattutto quella elettorale, diciamo, perché il fascismo non è nato all'improvviso, no? La legge Cervo è importantissima, è quella che ha aperto la strada alla dittatura, nonché alla guerra. E la riforma elettorale, il giochino della combinato disposto, in realtà è quello che aprirà sicuramente dopo. Ogni governo che verrà dopo, con queste alterazioni parlamentari,
con questa devastazione, direi io, fascista, no? Questa è una riforma fascista, ragazzi, non c'è, va chiamata con questo nome qua, perché è così, vuol dire che i lavoratori, i ceti popolari, non avranno più alcun, nemmeno la rappresentanza, dovranno inginocchiarsi al padrone di turno, dirgli per piacere mi fai lavorare a due euro l'ora, perché questo, poi lo scopo finale è questo, no? Di ridurre le masse popolari a carne trita, a piacimento. Se questo è vero, io mi chiedo perché da Re Giorgio Napolitano, a parte che secondo me non è solo, c'è una bella gara tra i presidenti della Repubblica dei giorni, intendo dire da Cossiga, che è stato il primo a invertire il ruolo tra Parlamento e Governo, no? È stato lui il primo a iniziare, no? Per non parlare di Ciampi, visto che oggi viene ricordato come, ma anche lui è uno di quelli che ha iniziato lo smantellamento dell'Italia repubblicana, cioè quando Ciampi slega la Banca d'Italia dal Ministero del Tesoro. Questa qui è la prima operazione internazionale che di fatto distrugge l'Italia. Tutti i presupposti di quelle due culture, i socialcomunisti e i cattolici popolari, che dicevano no, industrializziamo, richiamo l'Italia, questo quel compromesso storico lì è stato rotto da questa persona qua. Tant'è che se si vanno a vedere i necrologi oggi sul Corriere della Sera, sono lì da vedere, guardate chi manda le condoglianze, no? Sono l'Astro Istituto, la Trilaterale, sono tutte queste persone qua. Alla fine, se tutto questo è vero, perché uno che giura, un Presidente della Repubblica, un Ministro, un Primo Ministro, i ministri, i parlamentari che dovrebbero essere lì a garantire invece la Costituzione, non solo sono eletti con un sistema anticostituzionale, ma come fanno a permettersi, è possibile che non c'è nessuno che gli può impedire di toccare la Costituzione? Esiste il codice penale nella prova contraria, e siccome ci sono gli articoli che proprio li identificano come traditore, esistono dei percorsi, sono delle battaglie anche legali, ma sono politiche in realtà. Ma non li attuano. Ma dobbiamo attuare noi, nel senso che dobbiamo attuare noi, il fatto che la sinistra non sia stata capace nel suo insieme di raccogliere le firme per costituire il comitato per il no, la dice lunga sulla inesistenza della sinistra. Bravo. Quindi io sono perché esistono, ci sono gli appelli dei 100 più 100, di Salvatore D'Alberto, tutta gente che ha lavorato da anni, che ha lavorato sullo studio delle costituzioni mondiali, quindi secondo me esistono dei motivi veri per denunciare tutti, e questa è un'iniziativa che va oltre il referendum, non lo subiamo, sono loro che devono subire qualcos'altro, una risposta a livello dello scontro che è, scusate. Cosa molto veloce, oltre allo scippo della sovranità popolare, oltre alla sfascia dell'equilibrio dei tre poteri più degli organi di equilibrio che la Costituzione prevede, c'è un terzo elemento importante, un gancio che viene colpito. Nel passato questo messaggio, la politica è una cosa sporca, fatela fare ai professionisti. Quando dicono i consigli senatori sono quelli nominati perché voi non accettate, meglio che facciano loro piuttosto che gli altri. Come facciamo a dire alla gente? Perché il problema nostro, non è certo di quelli che sono presenti oggi, ma è di andare nelle piazze a spiegare questo pericolo. Abbiamo difficoltà, perché a volte questo messaggio che la politica fa tanto, i professionisti, piace alla gente. Dobbiamo trovare gli strumenti per far capire che
è qualcosa che mi tocca personalmente. Io invece faccio un elemento, un esempio di amministrazione del condominio, che tutti sono più o meno coinvolti. Se i due terzi dei millesimi spettassero che all'attico superiore o la parte più lussuoso, cosa ne direste voi, persone con cui parlo? Allora capiscono. Il problema è come dire alle persone. E tenendo conto che bisogna anche convincerli che devono andare a votare, devono andare a votare, sicuramente, ma è il modo di parlare. Abbiamo difficoltà spesso nello spiegare questa cosa sta per succedere. Ultima cosa, ultimo rischio che è meglio evidenziare, che è giusto evidenziare, tensioni sociali. Spaccando, spezzando la parte sociale della popolazione con gli eletti illuminati, con una classe politica sempre lontana, si rompe quello che è la possibilità di partecipare a singole persone alla politica. E questo è tanto importante. Bisogna spingere e cercare di far capire alle persone che è un rischio che corrono veramente. È un rischio di tensione sociale, non c'è più lo sbocco della politica. Penso al problema, c'è un poco da... Ti posso sostenere una frase? Dicono la politica è una cosa sporca, tu rispondi che la politica è una cosa sporca perché la fanno questi frottoni. È ovvio. E sì. Io non voglio fare analisi politiche, ma soltanto fare una richiesta e poi un invito, diciamo. La richiesta è stata accennata prima da Giannulli, gli aspetti di autoritarismo insiti in questa riforma, il parallelismo con la riforma del 2006 di Berlusconi, perché se ne parlava ieri il dibattito da Lema Giacchetti, era partito un po' il discorso, ma poi è glissato via in maniera, secondo me, inappropriata. Sarebbe il caso invece di focalizzare un passaggio da parte di, sicuramente chi può farlo meglio di me stasera, non so se è D'Altoso oppure qualcuno dei presenti, per evidenziare come lo spirito della riforma del 2006 era esattamente quello della riforma del 2016 di Renzi, cioè quella di concentrare il potere decisionale nelle mani di poche persone, perché questo alla fine è il cuore della cosa. Quindi vorrei un approfondimento proprio su questo parallelismo. Per quanto riguarda la comunicazione, l'invito, è stato detto prima che i comitati non sono riusciti a raccogliere le firme sufficienti, eccetera, eccetera, per indire il referendum, è stato indetto grazie all'iniziativa dei parlamentari, e questa è testimonianza della debolezza, diciamo, dei comitati che hanno raccolto le firme durante il periodo aprile-maggio-giugno. In questo momento i comitati continuano a esistere e vivono e operano ed è il momento di rafforzarli. Quella campagna comunque non è stata inutile, perché ha consentito di mobilitare delle persone, di mettere in piedi, di raggruppare delle energie che sono oggi ancora vive, ma che hanno bisogno di essere rafforzate. In tutte le zone esistono dei comitati di zona in cui si può andare a prendere contatto per costruire insieme delle iniziative. Questi comitati di zona sono raccordati a livello cittadino, c'è un coordinamento cittadino, poi a livello generale nazionale, quindi si sta cercando di convogliare energie in una battaglia comune, che è la battaglia di tutti quanti noi, e c'è bisogno della partecipazione di tutti. Per cui l'invito che faccio ai presenti è di prendere contatto con il comitato della vostra zona, di dare il vostro contributo, di partecipare, perché davvero noi abbiamo le nostre energie, i nostri corpi e le nostre intelligenze. Di fronte abbiamo, come dire, una potenza massiccia della comunicazione con mezzi finanziari spropositati e con uno squilibrio informativo senza precedenti nella Repubblica. Quindi l'invito che vi faccio è di prendere contatto con il comitato di zona e di contribuire. Ad esempio, una delle idee che è partita è quella di mettere le bandiere ai balconi, stampare le bandiere per noi, sono in fase di stampa, con una serie di gadget che stanno preparando dal Nazionale, e diffonderle, mettere le bandiere ai balconi. Questa è una delle tante iniziative che è stata pensata. Soprattutto il protagonismo dei comitati di zona è fondamentale, perché è importantissimo il rapporto diretto con le persone. Quindi la singola persona che riesce a parlare con 5-10 conoscenti propri ha un effetto, ha un impatto molto forte. Non va sottovalutata la capacità che ciascuno di noi può avere di convincimento, di spostamento, dell'orientamento delle persone a noi vicine, ed è sicuramente più forte l'impatto che ha nell'opera di convincimento, il rapporto
con un vicino, con un parente, con un amico, di quello che può avere come dire, un volantinaggio alla metropolitana, che pure inutile non è, perché ha un'altra funzione, ma è importantissimo il ruolo che ciascuno di noi può svolgere. Quindi uscendo da questa assemblea, la serata per, in difesa della Costituzione non finisce qui, il nostro impegno continua fino al referendum. L'ultimo intervento, poi gli diamo la parola. Ciao a tutti, io sono di un comitato parallelo per il Nord che si chiama Ciò Chi Dice No, e sono qui da solo, saremmo venuti più componenti perché gli altri compagni sono di ritorno da Piacenza, dove sono stati alla manifestazione per ricordare, per manifestare la propria, la nostra rabbia nei confronti dell'omicidio barbaro perpetrato dall'azienda del settore della logistica. Non dicevo in realtà questo per prendere l'applauso, ma per un altro motivo, nel senso che noi come comitato, c'è chi dice no, concepiamo questo tipo di battaglie come strettamente collegate alle battaglie sul lavoro e nel sociale, perché se noi andiamo a soccombere il compagno sindacalista, come io, morto fisicamente addirittura, nelle battaglie sul lavoro, inevitabilmente poi perdiamo anche le battaglie sul piano legislativo. La stessa legge 300, ovvero lo statuto dei lavoratori, viene prorogata al termine di una stagione di lotte intensissime, quella del 69 in particolare. Dunque, il problema di questa battaglia in particolare però è, come diceva l'ultima persona che è intervenuta, è che questa battaglia non è per un obiettivo immediatamente tangibile, per cui molte persone non si rendono conto dell'importanza e della gravità della riforma. Noi cerchiamo di sensibilizzare le persone, in particolare andando a intercettarle per la strada. Nelle iniziative che abbiamo fatto, quella che ha avuto più risonanza è stata la contestazione alla Boschi, alla Questura dell'Unità, ma ne abbiamo fatte altre. Abbiamo notato che c'è tantissima disinformazione e soprattutto c'è tantissima indifferenza verso questo tema, e l'indifferenza è determinata appunto dall'incapacità di capire l'importanza di questa battaglia. Pertanto noi ci stiamo attivando per andare in particolare nelle periferie, intercettare le persone che magari non andrebbero a votare, non andranno a votare, non sono intenzionate ad andare a votare, e spiegare loro l'importanza di questa battaglia. Pertanto io, visto che questa è una periferia molto popolosa tra l'altro, io mi rivolgo all'altro comitato per il no, al partito che organizza questa bella manifestazione, e al Circolo Labriola, per vedere se c'è la possibilità appunto di trovarci e organizzare qualcosa in comune.